Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Skyblock. Oggi siamo qua molto semplicemente per andare a vedere cosa abbiamo nelle altre isole, perché come ben sapete ci sono molte più isole da esplorare oltre a quella standard. Quindi detto ciò vi ricordo di lasciare un bellissimo mi piace se avete voglia, oppure di premere il tastino rosso qua sotto e se vi rimane un pelino di tempo anche quello su Instagram. Quindi detto questo andiamo nel mondo. Bene signori, l'ultima volta ci eravamo lasciati che avevamo esplorato quest'isola qua e quella là che è là in fondo. Il problema è che abbiamo ancora molte isole da esplorare, quindi direi che oggi un po' di esplorazione va fatta. Sicuramente una che voglio esplorare è quella là, ovvero quella piena di minerali, per vedere cosa ci riserva. Ma allo stesso tempo voglio fare il giro verso di là, arrivare là per poi andare a quel meteorite che non so cosa ci riserva. E infine se riusciamo pure a quell'isola del deserto. Quindi detto ciò non abbiamo un letto da quanto vedo. Ah no, un letto ce l'abbiamo, quindi andrei subito a dormire. Bene, adesso che giorno, la prima cosa che dobbiamo fare è procurarci i blocchi per arrivare a quell'isola là. Quindi vediamo se abbiamo subito dei blocchi, ma non mi sembra, quindi ci dobbiamo farmare un po' di cobblestone. Ok, adesso che ci si è rotto il piccone, quello che farei è trasformare la metà in delle slab. Magari anche più della metà, facciamo anche queste e queste, almeno abbiamo uno stack e 24. A questo punto ci ricreiamo un piccone, quindi creiamoci altri stick, ci creiamo anche quello in ferro già che ci siamo, e ce ne ricreiamo uno in pietra. Fatto ciò, lasciamo tutto quello che non ci serve al momento, però prima di proseguire direi di piantare le strawberry, almeno da avere un po' di risorse di cibo, perché qua a livello di cibo siamo un po' messi male. Quindi fatto ciò andiamo in esplorazione. Allora, partendo da qua dovrei riuscire a raggiungere l'isola, quindi stando attenti a non volare nel void, che ci stavo già per volare, proseguiamo verso l'isola. Ok, dovremmo essere letteralmente arrivati, quindi ci facciamo un collegamento da qua in questa maniera un po' zigzag, e a questo punto direi di entrare dentro, però magari scavando del carbone che tanto non posso perdere. E ci abbiamo un signor villager. Allora signor villager, buongiorno, lei cosa mi commercia? Roba molto interessante, sa. Ecco signor villager, questa penso che sia la più grande truffa che abbia mai visto nella mia vita. E non so come descrivere la sua truffa, sa. Cioè lei mi sa che ha un po' frainteso quello che dovrebbe fare, sa. Quindi direi di andare a quell'isola là, ovvero quella là. Ora, essendo che la prima ci ha deluso, spero che almeno questa non ci deluda, sperando che le slab ci bastino. Ok, ci dovrebbero bastare in teoria, ma non so se poi tornerò a casa. E questi sono i rischi del mestiere nel caso. Quindi se riesco leggermente a collegarmi un po' di più così, ok. E vabbè, diciamo che il ponte è un po' pericolante, però ce lo facciamo andare bene. Quindi detto questo andrei a esplorare cosa c'è qua dentro. E come prima cosa notiamo subito una cassa. Ok, cobweb recipe, stringa, qui, ah beh, bello, come se mi servisse. Bellissimo, utilissimo. Quindi qua dentro cosa abbiamo di interessante senza essere uccisi dai ragni? Perché sento i ragni. Allora proverei ad andare in F5 e vedere se c'è qualcosa di pericoloso all'interno, ma non mi sembra. Quindi proverei ad entrare prima di tutto rompendo tutti i minerali per assicurarmi che non ci... Minchia se non c'è la minaccia, voglia che di minaccia che c'è. Quindi se può gentilmente esplodere lei signor ragno, grazie. Qua tappiamo il buco che sicuramente arriveranno da lì e ci rubiamo tutti i minerali. Bene, non mi sembra di vedere nulla di utile qua dietro oltre a 27 ragni, quindi me ne posso benamente andare. Allora, diciamo che queste due isole che abbiamo esplorato al momento mi hanno un po' deluso. L'unica cosa che facciamo adesso sicuramente è prendere un piccolo in ferro e andare a prenderci quel bellissimo diamante. Quindi mettiamo a cuocere questo ferro, che direi che è anche ora. E a questo punto ci prendiamo il piccone in ferro e devo procurarmi anche del cibo, ora che ci penso. Quindi direi di puntare un'isola che ha del cibo con sé, anche se questa materialmente il cibo ce l'ha. Se me lo dai, grazie. Lei signor villager cosa mi offriva? Ah sì, no, nulla, giusto, nulla di interessante. Grazie, è utilissimo lei anche. Cioè io non ci sto credendo che gli unici villager che ho incontrato al momento sono più inutili che altro. Però comunque ci prendiamo tutti questi smeraldi. Bene, io ora, essendo che l'ho lasciato per ultimo, prendiamoci il diamante. Perfetto, a questo punto lui c'è inutile perché in pratica compatta il minerale. Non capisco quale utilità possa avere, a meno che poi non ci sia un villager in futuro che ci chiede i minerali compattati. E a questo punto proverei ad esplorare quella zona là, dopodiché andiamo da quel villager là che c'è un cappello di una strega sopra. Quindi a livello di minerali siamo anche messi bene. E ora l'unico problema che rimane da risolvere è la farm di stone, perché ne abbiamo veramente poca e dobbiamo arrivare a tutte le isole che ci circondano. Quindi bisogna vedere in qualche modo di aumentare la produttività. Sicuramente non rompendo la farm, questo è poco ma sicuro. Ora l'idea migliore sarebbe quella di in futuro andare a creare una farm automatica. Il problema è che sicuramente non ho abbastanza risorse. Quindi quella migliore da fare è sicuramente andare a creare un cobblestone generator da più strati, ovvero che ne ho più di uno dietro l'altro. Quindi se ad esempio adesso ne ho solo uno, qua poi ne avrò un altro, qua un altro e via così. E ho rotto l'unico blocco di terra che avevo. Ti prego dimmi che no.
un altro. Ora però, se non erro, tu dovresti darmi la terra. Vedi che allora sei utile. Quindi raccogliamoci anche del cibo e ora torniamo a farmare la cobblestone. Bene, a questo punto che abbiamo un po' di cobblestone, direi che è il momento di raggiungere quell'isola lì, anche se di notte forse non ci conviene. Quindi andiamo a fare una bella dormita. Bene, nuova giornata, nuova speranza. Quindi ci creiamo subito le slab e a questo punto andiamo alla nostra bellissima nuova isola. Prima nutriamoci, che è importantissimo. E a questo punto possiamo anche andare il collegamento. Farei tipo una scaletta che parte dall'interno di casa nostra, tipo da qua, e sale in questa maniera. E qua ci andiamo a fare un secondo piano che poi in futuro andremo a sistemare per benino. Ora ci serve solo un collegamento per poter arrivare a quell'isola là. Fatto ciò che abbiamo il nostro bellissimo ponticello, direi di iniziare a fare il ponte per l'isola. Ok, siamo letteralmente arrivati. Però sento rumori di streghe. Questa cosa non mi piace. Non vorrei che questo villager in realtà è una strega. E questa cosa non sarebbe per nulla positiva. Vediamo. Ci commercia della sabbia che non ci serve a un amico. Almeno nella cassa c'è qualche... due uova di... Vabbè, facciamo che va bene. Però abbiamo una fonte d'acqua infinita. Quindi andiamoci a prendere il secchiello che abbiamo a casa nostra. Ci prendiamo quest'acqua e facciamo la fonte infinita. Che poi naturalmente l'acqua l'hanno messa nel bioma del deserto. Quindi secchiello d'acqua. Cioè secchiello e basta. E ora andiamo a prendere l'acqua. Quindi signor villager, se non gli dispiace le rubo l'acqua. Ora la fonte infinita la potrei fare magari qua. Però non mi conviene più di troppo. Forse la farei tipo togliendo questo. Andiamo a togliere pure questa torcia. Rompiamo questo blocco. Rompiamo questo blocco. Piazziamo due slab qua, un'altra qua. E piazziamo l'acqua e abbiamo la nostra fonte infinita. Perfetto. Ora i due coniglietti, farei una gabbietta al volo. Quindi andiamo a creare una specie di gabbietta qua al secondo piano. Quindi in questo punto preciso andiamo a posizionare un blocco così. E però poi va in mezzo. Però prima di continuare farei un'ascia in ferro. Quindi come stavo dicendo, togliamo da qua perché è un po' ingombrante. E magari ci allarghiamo di un po' verso di qua, andando a piazzare un blocchettino qua, quattro blocchettini così qua ai lati. E poi creiamo altra legna e andiamo a posizionarli in questa maniera qua attorno. E ora semplicemente ci mettiamo le fence in questa maniera. Però me ne servono. No, 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 aspetta, perché sta prendendo tutto fuoco? Spegni, spegni, spegni tutto, perché sta prendendo fuoco? La lava è coperta, come hai fatto a prendere fuoco? Vabbè, prendi il legno, ho già capito. Ok, le fiamme sono estinte, quindi non dovrebbe prendere più fuoco nulla. E vorrei capire come ha fatto a prendere fuoco, però. Vabbè, non sono cose che ci riguardano al momento, perché cose strane succedono ogni giorno, quindi, ormai. Quindi, come stavo dicendo, posizioniamo le ultime due qua, e qua al centro ci mettiamo due coniglietti. Quindi uno e uno, due. No, aspetta, quello si è buggato dentro. No, aspetta, vai dentro. Ok, perfetto. Questa è la vostra nuova gabbietta. Spero che vi piaccia. Quindi, a questo punto, tenterei di raggiungere quell'isola là. Quindi, usiamo l'ultima cobblestone per crearci altri slab. 32 dovrebbero bastare. Magari no. Facciamoceli tutti in slab. Almeno siamo sicuri. Bene, a questo punto andiamo a raggiungere quell'isola di neve di fianco a quella del deserto. Che poi mettere neve e deserto vicino. Vabbè, non voglio sapere cosa è passato dalla testa del creatore della mappa. Però andiamo avanti, va. Ok, in quest'isola, da come noto, non mi sembra che ci sia granché oltre alla neve. Beh, questo è anche un po' banale. Quindi vediamo subito cosa abbiamo. Abbiamo dei beetroot seed e un abete. Vabbè, ce li facciamo andare bene. Te, ti prego, almeno te dimmi che commerci qualcosa di buono. Cioè, io ti dovrei pagare uno stack di smeraldi più 32 snowblock per un orso. Ringrazio che non posso ucciderti. Bene, per ora l'unica cosa positiva di questo episodio è che stiamo trovando un sacco di minerali. Per il resto non sta andando per nulla bene. Ora, là mi sembra un po' strano che non ci sia nulla. Quindi tenterei di andare a esplorare, anche col rischio che non ci bastano le slab, quindi devo tornare a farmare. Bene, ora che mi si è rotto il piccone in ferro, l'unica cosa che posso fare è andare a esplorare quell'isola là. Quindi andiamoci a creare un sacco di slab infinite. Ci ricreiamo il piccone in ferro. Oh, ho già finito il ferro. Forse meglio che continuo con quello in pietra, sai? Ci prendiamo anche del cibo. E ha pure iniziato a piovere. E grazie a Dio adesso ho un tetto sopra la testa, quindi non mi bagno più. Quindi a questo punto armiamoci di torce e andiamo in esplorazione. L'isola che andrei a guardare ora è quella là. Però andrei a dormire, almeno passa sia la pioggia sia ai mob in caso di ostilità. Nuovo giorno, meno pioggia, meno mob. Quindi si va in esplorazione. Il problema è che abbiamo uno signoro scheletro che sta venendo verso di noi. Vero che muori prima? Vero? Muori? Ti prego. Ah va? Schiatta. Ce l'ha tirata, però alla fine è morto. Quindi ora puntiamo quell'isola là. Allora, siamo quasi arrivati. Il fatto che non ci sia nulla, ovvero neanche una cessa sopra, vi fa dedurre che sotto al pezzo di lana al centro ci sia una cassa. Quindi andiamo subito a romperlo. E come immaginavo, c'è un villager. Non una cassa, ma un villager.
Io rimango sempre di più traumatizzato dagli scambi che fanno fare sti villager, eh. Cioè, questo giustamente mi chiede: vuoi un cuore del mare? Pagami una netherstar. Io ormai non commento più. Ma in storia isola non c'è realmente più nulla oltre a sto villager. Magari qua, la cassa? No. Bene, non c'era nulla. Ora là abbiamo un villager tipo... un villager fungo? Non voglio sapere il perché. Là abbiamo un altro villager, ma non ci servono molto. Quindi, l'ultima cosa che farei è andare ad esplorare quel mega meteorite che sembra che si stia per schiantare in faccia a noi. Quindi l'isola magari più vicina è questa. Quindi partendo da qua andiamoci. No, 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 no. Non ci credo. Non ci credo, che errore. Ho perso tutta l'XP, il secchio, lascia. Ecco, questo non doveva succedere. Signori, con la nostra morte vi auguro una buona continuazione. Ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio di questa serie. Ciao.